I ben informati parlano di una riunione lunedì prossimo in comune tra i consiglieri comunali di Forza Italia e alcuni vertici provinciali e regionali del partito per discutere della sfiducia alla giunta Ghinelli. Ipotesi che sarebbe il KO politico per l'attuale sindaco dal momento che i numeri di Forza Italia sono decisivi per la tenuta della maggioranza. All'interno del partito sarebbero scoppiati una serie di malumori, iniziati con l'inchiesta Coingas, poi proseguiti con le ingenti spese per la cultura, 1,85 milioni di euro messi a bilancio dalla Fondazione Guido d'Arezzo, sui quali il consigliere Angelo Rossi aveva espresso varie perplessità. A queste parole aveva risposto il sindaco chiedendo una verifica con Forza Italia. Ed è proprio un'autorevole fonte azzurra a dirci: non si capisce quale verifica dovremmo fare, solo perché a un consigliere non piace la Traviata? La fonte conferma la riunione di lunedì, ma nega che sia un incontro particolarmente rilevante. Tutte le settimane, ci dice, i consiglieri si riuniscono per decidere le strategie, commentare i fatti locali e nazionali, quindi niente di nuovo. Non a caso in questi giorni, prosegue la fonte, nessun esponente regionale o nazionale ha espresso alcuna posizione. Su cosa dovremmo fare allora questa verifica? Su cosa dovremmo confrontarci? Anzi, siamo stati i primi a ribadire la fiducia alla giunta Ghinelli. Falso allarme e proseguimento della consigliatura o davvero la giunta, come si vocifera da più parti, sarebbe a rischio? La risposta non tarderà ad arrivare nei prossimi giorni.